Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parleremo di molti temi, soprattutto temi d'attualità, visto un po' che ieri ricorreva l'8 marzo e quindi la giornata internazionale dedicata alle donne. Di questo parleremo, anche del loro impatto nella nostra vita pubblica e soprattutto nell'ambito della politica, ma parleremo anche di Firenze, di quello che sta accadendo, anche e soprattutto in un clima che è quello che si è creato dopo il 4 di marzo e quindi dopo le elezioni, in un clima complicato per quanto riguarda la politica italiana. Ne parleremo con due donne attive, molto attive nella politica, che sono Miriam Amato, consigliera comunale a Firenze di Potere al Popolo. Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera Giulia Fossi del Partito Democratico, vice sindaco di Dicomano. Buonasera. 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 In collegamento con noi da Firenze, Jacopo Storni, giornalista del Corriere Fiorentino e non solo. Buonasera, ciao Jacopo, bentornato. Ciao, buonasera, grazie. Allora, vorrei partire un attimo da fare una rapida analisi del voto con entrambe. Parto da Miriam Amato, 2,84% su Firenze, la percentuale di Potere al Popolo, per un neonato partito di sinistra, diciamo così, che risultato è? Un buon risultato e come si strutturerà da qui in avanti? Diciamo così. Allora, intanto questa è quanto abbiamo preso al Senato, la Camera ha raggiunto anche percentuali più alte, ovviamente potendo votare anche quelli sotto i 25 anni, però abbiamo fatto 3,3 se non erro, comunque un buon risultato. E è evidente che in un periodo in cui comunque le persone hanno smesso, diciamo, di votare a sinistra, il fatto che qualcuno ci abbia dato fiducia, nonostante si tratti di comunque una nuova realtà politica che si è presentata e l'ha deciso due mesi prima, con una campagna elettorale abbastanza sotto traccia, perché non sarebbe stato possibile farla differentemente, era tutta autofinanziata, non avevamo comunque soldi da parte da investire, insomma, e pensa, noi su Firenze non avevamo neanche i cartelli elettorali con le facce dei candidati. Quindi il numero dei voti che abbiamo raggiunto, che sul Firenze sono almeno per il Senato 5.500 voti e sul Collegio 6.500, insomma, in quelle poche settimane per noi è un voto più che positivo, contestualizzato nel quadro completo appunto di un paese che ha smesso di votare fra virgolette a sinistra. E questo è un dato eclatante, è di quello che volevo chiedere anche a Giulia Fossi, insomma, che è del Partito Democratico, ma critica, insomma, lo è stato apertamente anche nei confronti di quella era un po' la linea renziana. Diciamo che comunque effettivamente l'ultima cosa che diceva Miriam Amato, cioè un paese che si ritrova più di destra e più populista, hanno detto in tanti, anche se poi questa accezione, insomma, poi bisognerebbe capire davvero che cosa significa. In ogni caso fa fatica oggi a votare il centro-sinistra e la sinistra. Anche l'esperimento di Liberi Uguali non ha dato sicuramente quelli che erano i risultati sperati, no? Forse. Sì, diciamo che una cosa è certa, è la sconfitta, no, del PD e sicuramente anche di Liberi Uguali e del progetto di Liberi Uguali in queste elezioni a livello nazionale, ma direi anche a livello locale, dove comunque penso soprattutto al Partito Democratico, la riduzione dei voti in percentuale ma anche in numeri assoluti, penso anche al mio comune, in qualche modo è pesante, anche se ovviamente meno eclatante rispetto ad altre zone, e comunque è una riduzione importante che ha visto poi la parallela, diciamo, ascesa non solo del Movimento 5 Stelle ma anche e soprattutto della Lega Nord in questi territori, dove fino diciamo almeno le ultime elezioni politiche del 2013 in ogni seggio, quando si andavano a seguire gli scrutini, diciamo, capitava un voto per la Lega Nord ogni centinaia e centinaia di schede, notizia, di schede scrutinate, e quindi diciamo il rapporto adesso è completamente diverso.
Più che populismo, probabilmente dovrebbe essere aperta una riflessione in tutti i partiti che si definiscono di sinistra, di centro-sinistra, su cosa in qualche modo significa essere di sinistra oggi, interpretare i disagi e i bisogni delle persone a partire da quelli legati a quelli legati al mondo del lavoro. E È questo è il l'analisi da dato, fare. questo è diciamo, il dato da cui occorre, secondo me, partire per provare a ricostruire un campo più ampio e più largo della sinistra in questo paese, anche perché l'ultima cosa, diciamo, guardando anche il risultato di tutta la Toscana, emerge chiaramente che non esiste più una comunità di sinistra, neanche in Toscana, non esiste più un voto di appartenenza forte, perché probabilmente non si è continuato a costruire questa appartenenza forte anche su determinati valori in questi ultimi anni. E E quindi quindi poi se molto ne più. vedono gli effetti, diciamo così. Tra l'altro, insomma, di questo torneremo a parlare perché per capire il meccanismo, no, che spinge un elettore che ha sempre magari votato a sinistra a fare il passo lungo, diciamo così, tra virgolette, arrivare a votare la Lega Nord, è un tema secondo me interessante che dirà molto. Ovviamente tutti i giochi poi si faranno nel Partito Democratico, a vedere, a partire dalla direzione di lunedì, che insomma si premette infuocata. Volevo chiedere a Jacopo Stonni, tirarlo in causa, anche perché poi ci dai il là per passare a parlare dell'altro argomento, come sta a Firenze, no, da questo punto di vista, perché qualcuno ha detto che insomma dal Partito Democratico si era passati al cosiddetto PDR, Partito di Renzi, oggi sarebbe il PDF, il Partito di Firenze, visto che forse solo lì più che altrove il Partito Democratico insomma ritrova la sua roccaforte. Però questo tema, anche sui valori specifici del centro-sinistra, vorrei capire quanto oggi sono forti a Firenze, se, insomma, se ci sono ancora, perché gli ultimi episodi, poi ne parleremo, hanno forse mostrato il fianco di una città che in qualche modo si sta riscoprendo meno attaccata a certi valori di un tempo. Voglio sentire la tua su questo, Jacopo, vai Ma pure. io credo, insomma, città o non città, se mi potete ritogliere il ritorno, scusa, grazie. Insomma, che sia molto stratificato, no? Questa tendenza che stiamo respirando. A me fa sorridere, per modo di dire, perché mi spaventa molto, mi inquieta molto il fatto che, dicono molti analisti politici, insomma, il risultato del voto si sia basato per buona parte sui temi della immigrazione e della sicurezza. Cioè, come dire, ci vogliono far credere che i veri problemi dell'Italia, le motivazioni per cui una parte importante dell'Italia sia relegata in povertà, sia colpa degli immigrati. Questa politica del capro espiatorio che ha fatto man bassa e diciamo, ha fatto anche una grande conquista di voti, secondo me. Però mi fa molto sorridere perché noi abbiamo, ammettendo sia i regolari, sia gli irregolari, sia i richiedenti asilo, sia i profughi, quello che volete, ma noi abbiamo sul nostro territorio circa 500.000, richiedenti asilo, profughi, irregolari, senza contare tutti i 6 milioni di migranti regolari su cui siamo tutti d'accordo. Ma il riferimento a richiedenti asilo, profughi, irregolari sono circa 500.000. Ecco, ci vogliono far credere che questi 500.000, che sono meno dell'1% della popolazione italiana, siano il vero problema dell'Italia. E mi ha veramente spaventato e inquietato il fatto che, diciamo, il dibattito politico, ma anche il dibattito mediatico, sia stato incentrato per il 50-60% su questi temi. Insomma, io credo che sia importante una riflessione su questo, perché è quello che ti dico sempre, insomma. È vero che l'immigrazione ha un costo, gli sbarchi, il primo soccorso, l'accoglienza costano ogni anno 10 miliardi ed è vero che sono tanti 10 miliardi, ma insomma se deve valere il discorso della quantità numerica dei miliardi, allora l'evasione fiscale ogni anno toglie alle casse dello Stato 110 miliardi, la corruzione 70 miliardi. Come mai però c'è una sovraesposizione mediatica e politica dell'immigrazione a scapito invece di tutti gli altri temi che ci tolgono le nostre casse molti, molti più miliardi. Certo, Questa è, certo. secondo me, una riflessione importante da fare. Volevo chiedere, riguardo anche a questo tema, no? Siccome qualcuno ha detto che l'episodio che si è verificato a Firenze, cioè l'uccisione di Dien da parte di un uomo, insomma, poi sono uscite anche le ultime delucidazioni per quanto riguarda il caso, ci sarebbero delle riprese delle telecamere che chiarirebbero che insomma, lui non ha soltanto evitato di sparare sulle prime persone che ha incontrato, era una mamma con un bambino, ma avrebbe lasciato passare anche un'altra persona, una 24 ore, insomma, avrebbe scelto
scelto in qualche modo di sparare alla persona di colore, appunto Eddie Dien, freddato sul ponte di Vespucci a Firenze. Qualcuno ha detto che questo episodio va collocato all'interno di un periodo in cui i toni sono stati alzati in modo particolare, soprattutto da certe forze politiche, ma cui in qualche modo si è soffiato sulle paure, sulla pancia delle persone, e questo modo, questi possono essere degli effetti. Voglio sentire da Miriam Amato se è d'accordo. Sì, se mi permette aggiungo solo una frase. Prego. Sul fatto, cioè comunque va analizzato, sì, il voto che non è stato dato alla destra, alla sinistra è stato dato alla destra, un lapsus freudiano che ci sta tutto, perché in realtà abbiamo assistito a delle politiche liberali di sinistra che erano difficilmente distinguibili dalla destra, dal Job Act alla buona scuola, il precariato, il lavoro, ci dicono aumentano i posti di lavoro, ma poi non ci dicono che sono rilevazioni che considerano anche chi ha lavorato un solo giorno nella settimana precedente alla rilevazione stessa. Quindi, insomma, va analizzato veramente su quello che ha fatto anche la sinistra al governo, che noi siamo nati apposta per prendere anche in qualche modo le distanze da questa forma di politiche che sono liberali, difficilmente distinguibili dalla destra. Tornando al fatto di Eddie Dien, è un fatto che ha sconvolto la città inevitabilmente, perché c'è l'antecedente del 2011 di Piazza Dalmazia. Eddie era cugino di Sam, quindi ovviamente la paura, l'emozione, l'emotività, la rabbia che è venuta fuori, penso che sia comprensibile, sia estremamente comprensibile. Io quello che trovo scandaloso sono gli eventi di come sono stati riportati nella cronaca, nel senso che si è parlato inizialmente del pensionato senza soldi che va a sparare all'ambulante che vendeva in modo abusivo, e si è tolto non si è fatto nessun riferimento al fatto che fosse una persona perfettamente integrata a Firenze, che tantissime persone conoscevano, alle quali tante persone appunto provavano proprio affetto perché è una persona mite, buona. Si è parlato delle fioriere subito dopo. C'è stata addirittura delle dichiarazioni anche del sindaco nel merito, che nello stesso articolo parlava dell'omicidio, però parlava anche delle fioriere con lo stesso tono. Quindi purtroppo l'impressione che è passata è stata quella di aver messo entrambi sullo stesso piano. E poi, come terza notizia, è passata lo sputo sul sindaco. Ovviamente io sono una persona che professa la non violenza, perché sono convinta che solamente attraverso la non violenza passa anche il messaggio sociale, e che invece la violenza porta purtroppo, come è successo, a distogliere, e concentrandoci più sul contesto che sul contenuto, come è successo, su fatti che comunque sono marginali per quanto possono essere criticabili o meno, ma, e sicuramente lo sono, ma il punto è che è morto un essere umano, una persona che appartiene a una comunità che aveva già registrato 7 anni fa delle vittime uccise in modo atroce, che si continua a negare il fatto che ci sia una matrice razzista, quando si vede comunque dei video delle telecamere che in realtà c'erano state altre persone che avevano incrociato il percorso di questa persona. Noi in consiglio comunale, come opposizione, io personalmente avevo richiesto il lutto cittadino, è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, anche dalla destra, perché il regolamento prevede che per discutere un atto devi comunque avere le firme di tutti i capigruppo. Il capigruppo del PD si è rifiutato di sottoscrivere l'atto, quindi non è stato possibile discuterlo in aula e quindi votarlo. Altre forze di opposizione, è un atto che anch'io ho sottoscritto, si richiedeva una targa commemorativa, un supporto alla famiglia. La negazione, dopo quasi 2 ore di dialogo e di dibattito in aula, e noi continuavamo a chiedere spiegazioni su perché ci venisse comunque negato una richiesta della comunità senegalese che chiedeva il lutto cittadino, e ve l'assicuro, tutti i presenti non sono mai entrati nel merito, non hanno mai spiegato il diniego. Questi sono atteggiamenti difficilmente comprensibili. Chiarissimo. Tra l'altro chiamo in causa Jacopo Storni, poi chiederò anche a Giulia Fosso un commento su questo. Jacopo, perché c'è stato anche un incontro con l'ambasciatore del Senegal, Mamadou Saliou Diouf, incontro definito positivo. Si è chiesto che la famiglia di Eddie non venga lasciata sola e che le venga data assistenza, e il Comune ha assicurato che si costituirà parte civile accanto alla famiglia per seguire il processo, e che nei giorni del funerale che si svolgerà in Senegal in comune si terrà una cerimonia pubblica in suo ricordo. È abbastanza, secondo te, Jacopo, anche a dimostrazione di una città che insomma ha fatto di certi valori come dire le proprie fondamenta culturali, no, e valoriali? Ma non lo so, insomma, io non aggiungerei
polemica ulteriore a una polemica che già esiste, insomma, io credo che il Comune stia facendo qualcosa di importante, anche mettendo insieme delle associazioni per le raccolte fondi, per il rimpatrio della salma, come già aveva fatto anche per l'omicidio di Piazza Dalmazia. Il lutto cittadino, beh, non lo so, insomma, è difficile, insomma, forse si è creato così tanto clamore intorno a questo fatto che magari, insomma, bisogna tenere in considerazione anche le tante sensibilità, le tante anime sociali dell'associazionismo, quindi forse il lutto cittadino poteva essere dichiarato, ma io, insomma, mi sembrano tutte polemiche sterili perché, come ha detto bene Miriam, cioè, forse ci stiamo dimenticando quello che è successo. Insomma, il discorso Certo. è insomma, un discorso molto lungo, è difficile anche affrontare in 2 minuti quello che è successo dentro la mente di questa persona che ha cominciato a passeggiare per strada, che voleva suicidarsi e che poi invece ha compiuto questo gesto atroce. Certamente è vero che il linguaggio politico, ma anche mediatico a volte, perché io mi chiamo in causa e mi sento responsabile, a Sì. volte io chi per me. Questo linguaggio del rimandiamoli a casa loro, prima gli italiani, è un'invasione, stop invasione, sono troppi. Insomma, se tutti i giorni si sente raccontare queste storie, queste frasi, questo tipo di dichiarazioni, è evidente che insomma, se l'immigrato viene percepito dal cittadino qualunque, che può essere questa persona che ha sparato, come una minaccia, come un pericolo, come qualcosa da cui rifuggire piuttosto che come un'opportunità, che come una risorsa. Però da qui a dire che questa persona, scusa se mi soffermo su questo, ma credo sia importante, che sia uscita per strada e abbia deciso di fare la selezione, questo non l'ammazzo, questo l'ammazzo, scusate se sono Sì. brutale, ma insomma una persona che esce di casa per tentare il suicidio con una mente totalmente annebbiata, con una fragilità psicologica devastante, io credo, non so quanto effettivamente poi possa avere questa capacità di discernimento. È evidente che forse ci può essere una sorta di razzismo inconsapevole, inconscio, come ho sentito dire, come ho letto da qualche parte. Però io credo che noi bisogna dire chi per primo, come noi, tu lo sai, io ho scritto 2 libri sui migranti, mi Certo. occupo di questo tema da tanto, soprattutto noi. Paladini di questi temi, non dobbiamo, secondo me, ossessionarci in modo ossessivo-compulsivo del razzismo che esiste comunque, questo va detto e va sottolineato e va evidenziato, ma io credo sia importante, in parte anche Miriam l'ha detto, che bisogna dire tutti insieme che prima che un nero è morto un uomo, è morto un essere umano. Poi dopo viene anche il discorso se è nero, se è bianco, se è giallo, se è viola, se è rosa o se è Certo, fucsia. certo. Ma credo che sia importante dire che prima è morto un essere umano, altrimenti usiamo tutti È noi lo chiaro. stesso linguaggio dicotomico, lo stesso linguaggio noi da una parte e loro dall'altra. È morto un essere umano, questo bisogna Chiarissimo. dire, perché credo sia che è molto importante non essere ossessionati dal razzismo in questo senso, anche se esiste. Esatto, anche perché Giulia Fossi il tema rimane, no? Lo stesso, al di là di chi è stato ucciso, di che colore della pelle avesse, il tema di uno che prende una pistola, e già questo di per sé secondo me è motivo di discussione, cioè la facilità o la possibilità di avere in casa un'arma, di prendere, andare fuori e freddare un uomo in pieno centro a Firenze durante il giorno, già di per sé è agghiacciante, no? Come dinamica. Sì, infatti poi ormai è già stato detto abbastanza su questo, però in realtà la questione è questa, che si possa un uomo possa uccidere un altro uomo in pieno centro a Firenze durante il giorno e questo è che una persona con disturbi evidentemente no, psichici possa essere un collezionista, possa essere un collezionista di armi, credo che questo sia un problema. Problema a prescindere poi dalla questione del razzismo. Ovviamente poi in un clima del genere come appunto c'è stato durante la campagna elettorale, pensando anche al fatto di Macerata e Macerata. oltre a quello del 2011 di Firenze, ovviamente poi un fatto tragico e tremendo del genere che uno appunto pensa come potesse essere evitato, no? Perché credo che un fatto del genere possa essere in una società civile, possa e debba essere evitato, ovvio che poi si presta a letture legate alle discriminazioni razziali. E
E credo anche che in questi casi, ma questa è una mia opinione, senza entrare poi nel merito, come lo è stato per tutta la questione della manifestazione di Macerata durante la campagna elettorale, forse il miglior modo, no, per in qualche modo tenere basse le polemiche in realtà sia quello di avere tutti una posizione univoca e forte dicendo no al razzismo, comunque, a prescindere poi dall'atto e dal fatto in sé. Come io all'epoca ho pensato che, insomma, qualche mese fa, che rimandare quella famosa manifestazione sabato a Macerata comunque fosse un errore, perché in realtà se si è creato un clima di rottura e di difficile gestione sociale all'interno di un tessuto come poteva essere quello della città di Macerata, in realtà non lo si risana negando una manifestazione antirazzista. Certo. Lo si risana con politiche sociali, culturali e adeguate e forse anche, e qui mi ricollego a quello che diceva Miriam legandolo sul voto, in realtà sì, certo, facendo politiche che siano più attente agli ultimi e quindi, insomma, vedere anche quelle che possono essere, lei portava giustamente l'esempio del Jobs Act, sì, le conseguenze poi sulle categorie più deboli di certe scelte politiche, però in realtà anche con davvero una consapevolezza culturale, un lavoro culturale importante, una consapevolezza culturale della propria condizione e da dove nasce la propria condizione di disagio, perché se non c'è questo lavoro, insomma, di diffusione, di consapevolezza, in qualche modo è facile poi incolpare chi si percepisce come diverso rispetto ai propri standard di qualsiasi disagio che uno sta vivendo. E quindi diciamo che probabilmente la via maestra per risaldare i tessuti sociali è questa. Certo, si tratta di un lavoro lungo, ma forse in realtà è l'unico vero modo per poter abbassare i toni. Tra l'altro, per così chiudere il cerchio sulla cronaca, la manifestazione nazionale, insomma, si farà domani alle 14.30 il ritrovo in piazza Santa Maria Novella, alle 15 la partenza del corteo che poi arriverà fino al Ponte Vespucci. Questo, insomma, per dare anche l'annotazione. Tra le categorie, insomma, di cui abbiamo parlato, quelle che in qualche modo hanno più difficoltà nella nostra società, c'è anche una categoria che in realtà è una categoria molto ampia, è quella delle donne, perché basta guardare i dati sul femminicidio, ma anche sul cosiddetto gender gap, cioè la differenza tra il sesso maschile e il sesso femminile in Italia per quanto riguarda i ruoli apicali, le posizioni soprattutto che riguardano la politica, ma anche le aziende. L'Italia è molto molto indietro nel panorama europeo, di questo parleremo nella seconda parte, soprattutto, ma ripartendo proprio dall'omicidio di Diane, perché Jacopo Storni è andato a incontrare la vedova e ci racconterà questa storia. Ci fermiamo per 5 minuti e poi torniamo in studio, restate con noi. Bentornati in studio a Telegram. Allora, siamo con Miriam Amato di Potere al Popolo, Giulia Fossi del Partito Democratico e in collegamento con noi Jacopo Storni, giornalista del Corriere Fiorentino, ma insomma anche autore, ha scritto diversi libri per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, vista anche da un'accezione, da una chiave diversa, e quanto ha fatto anche nell'ultimo articolo che ha firmato Jacopo quando sei andato a incontrare Rokhaya, che vedova due volte. No? Vorrei partire dalla fine del tuo articolo, intanto raccontaci anche la storia,
brevemente ovviamente di questa donna, ma la fine del tuo articolo è forse più che mai è in qualche modo laconica, no? Perché finisce, Rokhaya resta qui stringendo il rosario e chiedendosi perché, è quella domanda che finisce un po' nel vuoto, no? Che fa eco nella stanza. Che impressione ti ha dato questa donna? Che cosa vi siete detti? Che cosa hai trovato? Ma senti, è sempre molto difficile per noi cronisti fare questo mestiere, soprattutto quando succedono queste cose, perché insomma c'è anche la pressione di chi ti dirige e ti dice vai a intervistare la vedova. Insomma, io andando in macchina verso Pontedera mi sono più volte interrogato e mi sono chiesto se non era il caso di magari girare la macchina e tornare indietro, perché insomma mi sembrava un'invasione piuttosto forte. Io però conoscevo già Rokhaya Mbengue, Kenen Mbengue, insomma tutti la chiamano Kenen Mbengue, e quindi insomma ho deciso di continuare, insomma, e sono andato verso Pontedera e anche in virtù di questa nostra conoscenza, quasi amicizia che avevamo, perché io l'avevo intervistata anche nel 2011, poi quando lei ha giurato per diventare cittadina italiana lo scorso dicembre l'avevo rincontrata, ma insomma in questi 7 anni l'avevo rincontrata più volte, sia telefonicamente sia faccia a faccia. Quindi insomma sono andato e chiaramente insomma è abbastanza retorico dire che ho trovato una persona sconvolta, che ricordiamo era la moglie di Modou Samb, che nel 2011 venne ucciso nella strage di Piazza Dalmazia. Dopo tanta sofferenza, dopo tanto dolore, dopo tantissimi sacrifici, Kene era riuscita in qualche modo a ripartire, a rifarsi, seppur con difficoltà, una vita, e si era unita un po' nel dolore, unita sentimentalmente al cugino di Modou Samb, e cioè Idi Diene. L'unione fa la forza, si erano avvicinati, entrambi avevano un grande dolore, una perché aveva perso il marito, l'altro perché aveva perso il cugino, si erano avvicinati sentimentalmente e si erano sposati. Pochi mesi fa. Il destino atroce che ha deciso, non so come mai, di accanirsi contro di lei, le ha tolto anche il secondo marito, e scherzo atroce del destino, le ha tolto nello stesso modo, colpi di pistola. Quindi, insomma, questa è. Io però ho trovato, nonostante la sofferenza, nonostante il dolore, e questo credo che poi alla fine, nonostante i miei ripensamenti, se tornare indietro no, ma credo che ne sia valsa la pena di raccontare questa storia, perché entrando in punta di piedi in questa sua stanza, ma sono stato accolto molto, molto bene da tutti loro, da lei, erano come dire felici di vedere, era il primo giorno, non c'era l'assalto dei giornalisti come poi c'è stato il giorno dopo, ero solo io quel giorno. E mi hanno accolto con soddisfazione e con gioia, se possiamo chiamarla gioia, ma come dire, meno male che c'è anche un bianco, anche se io ero lì per lavoro, ma comunque ero lì anche perché per affetto. Meno male un bianco che sta condividendo con noi questa cosa. La scena che mi si è presentata davanti, rubo solo 20 secondi, era molto bella per quanto dolorosa. C'era Kene che era seduta per terra su un tappeto, e intorno a lei, in una stanza sola, c'erano quasi 50 persone, uomini, donne, bambini, e molti delle persone della comunità senegalese di Pontedera, che conta più di 1.000 persone. C'era una ciotola con delle offerte. Questa è l'usanza, la tradizione che fanno appunto per la vedova. Erano vestiti tutti con abiti tradizionali, coloratissimi. C'erano lacrime, ma c'era anche una grandissima dignità. E io ho provato a raccontarlo nel modo più sentimentale possibile. Credo in qualche modo di essere riuscito ad esprimere i sentimenti dolorosissimi di questa persona. Tra l'altro, insomma, siccome ci teneva Miriam Amata, me lo diceva prima, a sottolineare il fatto che, insomma, la richiesta da parte sia della comunità senegalese, ma Sì, la di tutti, richiesta è no? molto esplicita Per la da parte manifestazione di della comunità domani. senegalese, mi permetto di riportarla io, è comunque è quella di domani promuovere tutti insieme una manifestazione pacifica, perché dobbiamo onorare una vittima, una persona bravissima che appunto che ha riempito il cuore di tutti quelli che hanno avuto l'opportunità di conoscerla a Firenze, e l'unico modo per farlo è passeggiare tutti insieme pacificamente per il centro storico. Ma io veramente invito tutte donne, mamme, bambini di essere presenti, perché deve essere
un lutto cittadino, se non è un lutto istituzionale, che sia un lutto di piazza cittadino. E questa è l'unica cosa che mi sentivo di aggiungere. Assolutamente. Volevo chiedere a Giulia Fossi, chiaramente il passaggio è lungo, però in realtà non così lungo, perché prima parlavamo di valori, parlavamo di questioni che riguardano la cultura anche del nostro paese. Beh, proprio in questo senso si incastona anche la questione delle donne nel nostro paese. Nel 2017, stando, insomma, ai dati che sono stati riportati, quasi una donna ogni 2 giorni viene uccisa tra le mura domestiche, e questo di per sé è un dato agghiacciante, ci pone tra l'altro in fondo alle classifiche riportate anche dal Gender Gap Report che viene fatto ogni anno, ma anche, come dire, visto che proprio il tema è probabilmente culturale, prima che diciamo di logistica o di leggi da fare, anche quest'ultima campagna elettorale, quest'ultima elezione è stata un'occasione un po' persa, perché il Rosatellum in teoria doveva portare il 40% delle donne in politica, in realtà sia alla Camera che al Senato, alla Camera un po' di più, ma siamo intorno al 33%, quindi un terzo. Volevo chiedere se è un'ennesima occasione mancata e se comunque il cominciare a portare donne nei ruoli apicali così può cambiare effettivamente poi la cultura, o se serve azioni più incisive. Sì, in realtà quando siamo chiamati a parlare, no, delle donne, in realtà è un problema ampio che ha miliardi di sfaccettature e di sottoquestioni. Ovviamente da un lato vi è la questione delle violenze sulle donne fino ad arrivare appunto all'omicidio delle donne. Dall'altro poi vi sono tutta un'altra serie di questioni che sì, riguardano l'impegno delle donne nella vita politica e sociale, ma che in realtà probabilmente poi quello che accade in politica, anche per quanto riguarda la presenza delle donne e quanto sono votate le donne, in realtà è un po' emblematico di quello che accade all'interno della società in tutti anche altri contesti lavorativi. Sono connesse In, le sono connessi cose, no? e in questi giorni, ovviamente, dove i giornalisti si ricordano È di questo vero, problema, ovviamente si leggono anche varie indagini statistiche e alcune emerse sono interessanti proprio perché parlano della percezione che gli italiani hanno di questo problema. In realtà sembra che comunque una percezione ci sia se si individua come le maggiori cause, no? Di questo gap di gender legate all'accesso al mondo del lavoro, alla possibilità per le donne di avere figli con tutti i servizi legati appunto all'avere figli e poi alle questioni economiche per quelle che riguardano appunto poi le donne che lavorano. Quindi diciamo che in realtà appunto è un tema molto ampio e sicuramente da un lato ha una carenza ancora legislativa importante, perché poi se si pensa per esempio al Jobs Act, per ritornare proprio, in realtà poi dai sindacati alle forze politiche, chi pro, chi contro, comunque quello che è sempre stato sottovalutato è quanto l'impatto, che impatto il Jobs Act potesse avere già per delle categorie, chiamiamole svantaggiate, come erano le giovani donne nell'accesso al mondo del lavoro. Detto questo, quindi poi ovvio c'è una questione culturale legata poi agli stereotipi di genere, al fatto che comunque questa questione culturale ancora non entra in politica o quantomeno negli ultimi anni le politiche di genere sono state scordate. Insomma, si sono tanto dai principali partiti, diciamo, erano emerse con forza nell'ultimo periodo berlusconiano per note vicende, Vicissitudini. però tutto il tema dell'autodeterminazione, del diritto alla salute, dell'applicazione completa della legge 194 e quindi del numero degli obiettori di coscienza, sono tutti temi che poi in realtà vengono posti sotto il tappeto Sotto traccia. durante tutto l'arco dell'anno e sono temi che in parte sono connessi,
in parte meno, ma che sicuramente in qualche modo quello che emerge è che negli ultimi anni non ricevono dal mondo della politica un'attenzione degna. Allora, siamo quasi in chiudere, vi chiedo di essere rapidi. Miriam Amato, su questo sì. Allora, io su questo voglio dire, vabbè, intanto la politica oltre alle istituzioni la fai tutti i giorni per strada e quindi anche oltre i ruoli. Ovviamente è complessa a 360 gradi perché continuiamo ad avere comunque stipendi 20% inferiori a un uomo a parità comunque di lavoro. Di professione. Quindi è inconcepibile perché ci sono delle diseguaglianze che non vogliono essere comunque guarite dal punto di vista strutturale. La violenza sulle donne è una cosa che va combattuta a 360 gradi perché appunto il femminicidio, l'avete detto anche voi, ma anche le conseguenze che ci sono. Il fatto grave è che quando una donna ha il coraggio di comunque denunciare la cosa, il più delle volte rimane da sola, non è tutelata. Ora, per non fare retorica, vi racconto un fatto che sto seguendo io. Io ho una donna che l'anno scorso ha deciso di separarsi dal marito che per problemi appunto di violenza domestica. I figlioli sono stati, lei è andata via dal nucleo familiare, la casa è assegnata al babbo, i bambini sono finiti in una struttura d'accoglienza per un certo periodo. Ora il giudice è disposto a farli rientrare con la madre, anche perché i bambini hanno avuto delle grosse pressioni psicologiche con proprio conseguenze fisiche. E per farla breve, ora il giudice dice: io sono disposta a renderti i bambini, ma te devi trovarti comunque un alloggio dove accoglierli. Quindi ecco su cosa bisogna lavorare. Io stamattina facevo le telefonate nei diversi centri a cui rivolgermi per cercare di trovare una soluzione abitativa. Sono voluta entrare nel merito e nello specifico, perché poi veramente alcune volte quando si parla di cose per sintetizzare nei tempi televisivi dei concerti, si sfugge invece che ci sono dei casi concreti. Ora io ho questa donna che fra due settimane fra l'altro subirà un intervento, che entro giugno deve trovare una casa, altrimenti i suoi figlioli rimangono in istituto. E ovviamente fra la separazione coniugale, fra l'abbandono del tetto domestico, fra la vita in istituto, i ragazzi hanno avuto delle ripercussioni forti. Quindi quando si parla di una donna si parla anche del ruolo sociale che ha come madre e dell'importanza che ha all'interno del nucleo familiare proprio per questo. È chiaro. Quindi insomma è molto complesso e si fa fatica a sintetizzarlo. E tra l'altro secondo me... sì, velocissima. Sì. No, per chiudere... Prima di ritrovarci il prossimo 8 marzo a riparlare... Mi prendo l'impegno io di parlarne prima del 8 giusto marzo. Per mi ero accusa... conservato un secondo. Giusto, per accusare, giusto, per accusare la, giusto per accusare un po' la stampa, il mondo del giornalismo. Ricordiamoci nell'arco dell'ultimo anno anche la vicenda a Firenze dello stupro che ha coinvolto delle due ragazze americane e quello che poi dopo diciamo è trapelato sulla stampa e diciamo anche le domande durante gli interrogatori sono state fatte per chiudere diciamo un contesto culturale che è complesso e che riguarda anche molte aree della il metodo di parlare. Infatti ieri è stata bellissima la manifestazione di non una di meno, basta, ho detto tutto, quindi chi vuole documentarsi lo va a cercare, per è stata una manifestazione non una di meno, ormai è un'associazione da tempo, insomma continua, va avanti, fa delle bellissime manifestazioni. Jacopo, su questo velocissimo 30 secondi perché Giulia Fossi giustamente parlava del ruolo della stampa, del ruolo dei media, di come noi le raccontiamo queste cose, no? Vuoi dire qualcosa? 30 secondi. Ma non so, è un problema stratificato, insomma, se c'è... 30 secondi sono pochi, io mi limito a dire che se c'è problema donna, violenza sulla donna, c'è il problema uomo, il problema è tutto lì, credo che bisogna, diceva Miriam Amato, come bisogna lavorare sugli uomini, sulla psicologia inconscia che c'è dentro ognuno di noi, sull'atteggiamento quotidiano che c'è inconsapevole dentro ognuno di noi e forse molti problemi si potranno risolvere, quindi insomma, io, il consiglio che do io è di leggere La mite di Dostoevsky e forse insomma si può capire bene cosa c'è dentro ognuno di noi e io credo nessuno escluso. Quindi ecco, credo che sia importante lavorare sull'uomo come ad esempio ha fatto l'associazione Lo Sportello degli Uomini Maltrattanti che va ad agire lì, perché chiaramente se c'è un problema di violenza sulle donne non è che possiamo limitarci a parlarne soltanto sulla sfera femminile, il problema sulla violenza sulle donne e sulle paghe ridotte e tutta la
la diseguaglianza e la sproporzione è perché c'è un problema uomo, se c'è un problema femminile è perché c'è un problema maschile. È chiaro, hai assolutamente totalmente. ragione. Allora, siamo in chiusura, però quando si tratta di presentare un libro lo facciamo sempre volentieri, velocissimo. Allora, domani sera al Circolo Arci di Saginale alle 21:30, siamo contentissimi di presentarvi il libro di Potere al Popolo per capire esattamente di cosa si tratta, perché appunto lo chiamano movimento, lo chiamano nuova realtà politica. Io penso che sia molto di più, è qualcosa che parte dalla solidarietà, dal mutualismo, dalla coesione sociale, e lo potrete trovare quindi domani sera al Circolo di Saginale al Circolo Arci. Perfetto, grazie Più veloce mille. di così non avrei potuto. Efficientissima, grazie mille a Miriam Amato per essere stata con noi, Grazie grazie a voi. a Giulia Fossi per aver Grazie. partecipato, grazie Jacopo per insomma, Grazie a voi. averci dato il tuo contributo, grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui anche per questa settimana. Buon weekend a tutti, mi raccomando, se andate alla manifestazione di sabato con calma e per protestare pacificamente, per manifestare pacificamente. Grazie a tutti, buona serata.